Beh, intanto mi viene da dire che è un brutto risultato e quindi su questo risultato dobbiamo assolutamente sentirci feriti e quindi tirar fuori l'orgoglio, migliorarci, perché comunque oggi è la prima partita ufficiale e quindi avremmo voluto sicuramente fare il risultato. E quindi questa è la partita di un grande rimpianto, rammarico, potevamo fare tante cose fatte meglio e quindi poi se guardiamo la partita sicuramente abbiamo preso gol in maniera, nel primo tempo quando sembrava che insomma la partita potesse essere anche in mano nostra, senza creando tantissime occasioni per dire la verità, e il secondo tempo è cominciato in 3 minuti, praticamente si è conclusa la partita, perché prendere 2 gol così in 5 minuti, i primi 5 minuti, è chiaro che condiziona tutto il resto del secondo tempo. Dispiace perché abbiamo fatto tanti errori e quando commetti errori contro una squadra che comunque fino all'anno scorso era al nostro livello, una squadra forte, una squadra che è venuta a giocarsi le sue carte, ma noi abbiamo commesso troppi errori e gli abbiamo agevolato il risultato. Ma no, non posso dire, è difficile andare contro i ragazzi, non lo farò mai, e quindi abbiamo commesso degli errori che hanno condizionato la partita, dobbiamo migliorare tante cose, lo sapevamo prima, lo sappiamo anche adesso, questa partita ci porta subito alla realtà dei fatti che dobbiamo fare tanto per giocarci le nostre partite in Serie B e quindi avremo ancora questi 15 giorni prima di presentarsi a Brescia nelle migliori condizioni possibili. No, avevamo avuto dei problemi con i ragazzi che erano qui da un po', che quindi erano Nicolussi e Belardinelli, che erano stati più tempo con noi e quindi più allenamenti, avremmo fatto giocare sicuramente loro, sia che era quello un po' più pronto per giocare dall'inizio questa partita, assolutamente per questo. Qua siamo abituati, perché dico siamo, perché comunque ero un avversario di questa squadra, lo dico sempre, che avevano costruito nel tempo, nell'annata, con risultati, con l'affiatamento, qualcosa di eccezionale. Quindi ripartire un po' da zero sotto questo aspetto, questa è una componente che va sicuramente anche allenata. Quella che abbiamo visto oggi non è assolutamente sufficiente, quindi sarà il mio compito quello di cercare di diventare squadra il prima possibile, e diventare squadra è quello che si era visto un po' l'anno scorso. Abbiamo cambiato tanto, anche oggi nel primo 11 si era cambiato tanto, anche in emergenza, e quindi è chiaro che è una squadra nuova, ma dico e le rispondo a quella domanda che sicuramente il mio compito è quello di lavorare su questo, perché senza lo spirito che l'anno scorso è stato condensato, ma nella storia del calcio è fondamentale avere per diventare squadra, penso che sia una di quelle componenti. No, ma tutto il resto ce lo siamo già detto, quindi io, mi conoscerete, non andrò mai alla ricerca di nessun alibi. Siamo qui a parlare di una sconfitta e quindi si parla di una sconfitta. Dentro una sconfitta ci sono tanti errori. Le cose da migliorare sono appunto queste. Prima di parlare di tutto il resto, si parla che una squadra deve diventare squadra. E quindi il primo lavoro è sicuramente quello lì. Sicuramente abbiamo giocato con tanti ragazzi nuovi, quindi non possiamo pretendere di avere lo spirito di ragazzi dell'anno scorso, che se lo sono costruito col tempo. E quindi il mio compito è quello di ricostruirlo il più velocemente possibile, che senza quello spirito non è giusto neanche valutare tutto il resto.